Secondo appuntamento per la rassegna Incontri d'altra quota, organizzata dalla Fondazione Dolomiti UNESCO in collaborazione con i gestori di rifugio. Dopo l'esperienza al rifugio Galassi, Forcella Piccola dell'Antelao, eccoci a Passo Croce Daune, pronti a percorrere i quasi 1000 metri di dislivello che ci separano dal rifugio Dal Piaz, nel cuore delle Vette Feltrine e del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Lo chef Alessandro Gilmozzi, la cui cucina si basa proprio sulla riscoperta dell'utilizzo delle erbe spontanee e delle Dolomiti, ci accompagna in una passeggiata sorprendente. Ad ogni passo, quella che al comune escursionista pare come una trascurabile erbetta di montagna, tra le mani dello chef diventa un ingrediente dal sapore insospettabile. Ecco qualche esempio. Per noi è e rimane un lichene, per lei è un ingrediente, cioè? Per me è un ingrediente, sì. Questa è una furfuracea, che è il lichene di Larice, che noi utilizziamo in cucina sia per i nostri dessert, che addirittura ci facciamo farine per il pane, quindi o i grissini. Un ingrediente che comunque fin dai primi del Novecento veniva utilizzato anche per sostentamento delle famiglie, addirittura c'erano paesi interi che vivevano sulla raccolta di questi licheni islandico e furfuracea. Ed eccoci al rifugio, dove ci accoglie il sorriso di Mirko Gorza e di Erika De Bortoli, i gestori che sono anche produttori dai mirtilli alla grigia alpina, al fagiolo di Lamon. E proprio il fagiolo, insieme a molti altri ingredienti offerti dalla rete dei produttori di qualità riunita dalla Fondazione Dolomiti UNESCO, è stato il protagonista dello show cooking proposto dallo chef dopo gli interventi coordinati dalla giornalista Fausta Slanzi, di Marcella Morandini, direttore della Fondazione Dolomiti UNESCO, Antonio Andric, direttore del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, del tenente colonnello Marina Berto, comandante del reparto carabinieri del parco, della gestrice Erika De Bortoli e, a nome della rete dei produttori delle Dolomiti UNESCO, di uno rappresentante dell'azienda agricola Canop di Rivamonte a Gordino. Alessandro Gilmozzi ha quindi montato un rinfrescante a base di fagiolo bala rossa, con l'aggiunta di anice stellato, cereali soffiati e schiuma di yogurt. A seguire un'insalata di fagioli con orzo e formaggio stagionato, condita al barancino. Infine, i piatti che hanno visto protagonisti anche i gestori, come la tartare di grigio alpina con sedano levistico e fagiolo candito. Non so se ce l'ho nel DNA, però la cosa è una cosa più forte di me. Quello che a me piace fare è prendere i prodotti proprio dolomitici, al di là della botanica, al di là dei contadini, di tutto quello che si produce in Dolomiti, e trasformarlo in emozione, emozione che poi basta vedere dove siamo, sia nel piatto che nel nostro ambiente. Questo è il mio obiettivo. Lei dice che in cucina non si butta via niente e bisogna imparare a cucinare in modo sostenibile. Cosa vuol dire? Noi, di tutto quello che raccogliamo, cerchiamo di pensare, dico noi perché dietro comunque ho una squadra che mi segue e mi sopporta e quindi fa quello che dico, e quindi non buttiamo via quasi nulla. Cerchiamo di valorizzare tutto il prodotto per intero finché si può. Che cosa vi ha spinto ad aderire a questa iniziativa? Per noi era sicuramente un'iniziativa nuova, a cui non eravamo sicuramente abituati, e forse è stato proprio questo che ci ha spinto ad aderire, e anche l'aspetto, diciamo, del coinvolgere le aziende agricole locali, che quindi con la valorizzazione dei prodotti locali è stato un altro motivo. Poi la conoscenza di Alessandro ci ha portato sicuramente delle esperienze nuove, anche perché oltre a essere un grande chef è una grande persona. Vediamo che c'è un inizio stagione strepitoso, c'è una buona affluenza, cosa che solitamente negli anni scorsi bisognava aspettare di arrivare attorno al 10 di luglio. Il contatto con lo chef com'è stato? Ma una roba fantastica, una cosa fantastica. Veramente, cioè, vedere una persona che al suo livello è anche umile, per me è stato fantastico. La filosofia di fondo che sta alla base di questi incontri non è proporre cucina gourmet nei rifugi, ma fare in modo che le reti alla base della gestione del patrimonio UNESCO lavorino insieme. I rifugi,
i parchi, i produttori di qualità, gli chef stellati che credono veramente nell'importanza di curare il territorio, di fare qualcosa che possono fare solo qui, cucinare con i licheni, con i fiori, come fa Alessandro Gilmozzi e tanti altri suoi colleghi. Ecco nel dettaglio i produttori del territorio che hanno collaborato: la società cooperativa La Fiorita di Cesio Maggiore, con l'orzo, il farro e il fagiolo Ballarossa, l'azienda agricola Maiga Campone di Fonzaso per il formaggio, così come la Maiga Pien de Vacia Selva di Cadore e la società agricola Canop di Rivamonte a Gordino. L'azienda agricola La Sloda di Val di Zoldo ha offerto il miele, mentre la ditta Frescura di Bribano di Sedico il liquore Barancino. Il pubblico ha infine degustato i vini verticali dell'azienda vitivinicola De Bacco di Seren del Grappa. La rassegna si concluderà il 25 agosto al Rifugio Berti, al cospetto del Popera. Anche in questo caso, insieme ai gestori Bruno Martini e Rita Zandonella, ci saranno lo chef Alessandro Gilmozzi e i prodotti di qualità del territorio delle Dolomiti UNESCO.